Francesco Totti, l'ex capitano della Roma, è finito di nuovo al centro del gossip. Da quasi 3 anni legato a Noemi, e alle prese con una fase di divorzio con Ilary Blasi, Totti viene immortalato dai paparazzi di gente mentre viene scortato da un amico in un hotel in cui, di lì a pochi minuti, entra anche Maria Luisa Jacobelli, di professione giornalista Mediaset. I due restano nello stesso edificio per 1 ora e mezza, poi escono a pochi minuti di distanza. In molti ora si stanno chiedendo che cosa sia successo tra loro. Pomeriggio 5 ha svelato i dettagli. Durante la trasmissione Pomeriggio 5, il direttore di Gente, il settimanale che ha lanciato lo scoop e pubblicato le foto, Umberto Brindani, ha confermato che le fotografie parlano chiaro e che Jacobelli avrebbe ammesso la relazione. Qui è qualcosa di più di una semplice indiscrezione. Ci sono state proposte le fotografie da un'agenzia. Queste foto raccontano di lei che entra in un importante hotel di Roma, lui che la raggiunge poco dopo ed escono separati dopo circa 1 ora e mezzo. Le foto parlano, ma possono raccontare tutto come nulla. C'era da andare oltre per avere una conferma. Così noi abbiamo contattato la diretta interessata, la giornalista sportiva Jacobelli, e lei tra tentennamenti e imbarazzi ci ha confermato tutto. A domanda diretta, c'è una storia tra voi? Lei ha risposto di sì. Più di così non si può fare. Cosa ci fanno Francesco Totti e Maria Luisa Jacobelli in hotel insieme a Roma? La giornalista sportiva al settimanale, Gente, non lascia dubbi. Sì, c'è una liaison. I due sono stati fotografati mentre entrano e, dopo circa 1 ora, escono dallo stesso albergo. 2 più 2 fa sempre 4, se ci sono le foto, è evidente, ha dichiarato la Jacobelli a proposito delle immagini con Totti. Da notare quella che sarebbe una vecchia abitudine di Totti, sottolinea la giornalista Maria Elena Barnabi, ovvero la scelta di farsi accompagnare all'appuntamento da un amico, in modo che la sua macchina non sia riconoscibile. Un tentativo maldestro e mal riuscito di sviare i paparazzi. I due arrivano infatti in moto insieme. L'amico viene definito il suo fido scudiero. Poco dopo, appunto, ecco arrivare lei, completo nero e tacco 12. Con ai piedi le famose Loop 10 dal costo di 700 euro, la procace giornalista entra nella hall. La frecciatina di Ilary, l'ex moglie di Totti, Ilary Blasi, non è rimasta indifferente alle voci sul suo ex marito. Su Instagram ha pubblicato uno sketch dello spettacolo di Paolo Camilli con chiaro riferimento alla vicenda Totti-Jacobelli. Mai sentito? Dice l'attore che fa una scenetta impersonando Ilary e la madre Daniela, non è che è il fantasma di una borsa rimasta nel soppalco? No, ma, peggio, qua non vedo le borse, vedo la gente. Mi sa che mi aspetta una serata, nera. E, chiara la frecciatina alle ultime notizie che riguardano l'ex della Blasi. In questo frangente, nonostante lo scoop, Francesco Totti è partito per Miami insieme a Noemi Bocchi, forse per cercare di appianare la situazione.